Direttore, io non vedo l'ora di far la domanda, di farti domanda da ieri sera, infatti da ieri, da quando iniziava a girare con insistenza quella storia che arriva da Spagna e riguarda Neymar. Quindi Xavier, pensa possibilità... quanto ci ha pensato Gelco, non puoi deluderlo. Ma perché in Spagna continuano a insistere? Oggi Mundo Deportivo mette sulla prima pagina Neymar alla Juventus. Sì, che una precedente storia avrebbe dovuto insegnare che un conto sono le notizie e un altro le panzane. Però voglio dire, mi pare che tu insista. Vogliamo fare un piccolo ragionamento di carattere squisitamente aritmetico. Neymar è costato 222 milioni di euro quando è passato al Paris Saint-Germain. Neymar in tasca circa 38 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Secondo te, una società che l'anno scorso ha investito 400 milioni di euro su Cristiano Ronaldo, che stamane alle 10 presenta Matassi, De Ligt, il cui cartellino Farnesi e Connessi bonus di rendimento costa 80 milioni di euro, cui aggiungere un contratto quinquennale che può arrivare sempre sulla base dei bonus. Però la mia domanda, Xavier, era perché lo fanno? Cioè, per fare favore a chi? Per quale motivo inventano... Cioè, tu hai trovato una riga su tutto sport su questa cosa? No. Devi chiederlo a chi pubblica queste notizie, siamo notizie, a chi pubblica queste voci, queste ipotesi. Il mercato è un festival dei sogni al quale tutti i tifosi desiderano partecipare, ma un conto sono i sogni, un altro sono le notizie e un altro ancora le panzane. Dopodiché ognuno fa quello che vuole. Ma vuol dire che qualcuno vuole usare la Juventus per ottenere qualche... obiettivo, scopo. Prova a fare qualche sondaggio nell'entourage di Neymar, con gli agenti di Neymar che lo stanno offrendo a destra e a sinistra. Prova a chiedere anche al Paris Saint-Germain cosa ne pensi e poi vedremo dove giocherà Neymar nella prossima stagione. Mm-hmm. Tra l'altro stiamo parlando di un giocatore in cui l'ultimo campionato francese certamente non ha brillato per rendimento, ci sono stati screzi a ripetizione con la società francese, quindi è una questione anche di fattibilità. Prova a pensare all'attuale attacco della Juventus, che peraltro conta un calciatore come Higuain, che è al centro dell'attenzione, che però ad oggi ha ribadito la sua volontà di rimanere comunque a Torino, perché mm-hmm. l'unica destinazione italiana che esista è quella juventina, peraltro avendo un regolare contratto. Quindi francamente poi in Spagna possono scrivere quello che vogliono, hanno scritto tante cose, l'anno scorso per esempio scrivevano che mai e poi mai Cristiano Ronaldo sarebbe andato alla Juventus, questo è tutto come andrà a finire. Ripeto, mm-hmm. è una questione di distinzione tra le notizie e le notizie. E invece c'è, diciamo, abbastanza concordia per quanto riguarda il destino di Chiesa a questo punto, Nando e Bomber e poi anche Xavier, visto che dopo l'incontro con il presidente Comisso sembra che il giocatore almeno per un anno rimarrà alla Fiorentina con un aumento dello stipendio e poi si vedrà cosa succederà in futuro. È anche una, diciamo, soluzione migliore per Chiesa, per la sua crescita, Nando, perché in molti sono... una soluzione migliore anche per il presidente nuovo. Mm-hmm. Per forza, dai. Soltanto per il presidente nuovo, Robby. Mm-hmm. Perché si presenta e vende Chiesa, non è che fa una bella figura. No, ma il ragazzo è giovane. Però quello che voglio dire è Chiesa dentro la Fiorentina, poi dopo... matura ancora di più, cresce ancora di più, la Fiorentina gli fa una squadra che può stare a livelli importanti. Io spero di sì, lo voglio pensare, perché se no ha poco senso tenere ancora Chiesa soltanto così lì, perché cioè Chiesa matura e diventa un patrimonio nel momento in cui la sua crescita, oltre che personale, è anche di squadra. Quindi vediamo un po', io spero che Chiesa possa crescere, perché è un patrimonio del nostro calcio e della nazionale. Io penso che non si deprezza, nel senso che la Fiorentina sta riorganizzandosi, ha ceduto Veretout, cederà altri giocatori, cercherà di fare una squadra consona al momento, nel giro di 2-3 anni dovrebbe ritornare ad essere una delle 6-7-8 sorelle, non lo so, credo che l'obiettivo sia quello, e partire dalla cessione di Chiesa mi sembrerebbe veramente eccessivo per l'ambiente, per i tifosi, e quindi non sarà questo presidente che è arrivato da qualche mese
a fare immediatamente una cessione importante, però penso anche che il prossimo anno sia, sia quasi sicuro che Chiesa lascerà la Fiorentina. Xavier? No, Chiesa ha 21 anni e dipende soprattutto da lui. Se la sua volontà è quella di rimanere in Viola, evidentemente ha ricevuto anche garanzie da parte della nuova proprietà di una squadra che verrà sicuramente rafforzata. Però non mi stupirei affatto se rimanesse per questa stagione a Firenze, proprio per questi motivi. D'altra parte, Commisso è stato molto chiaro sin dal primo momento in cui si è presentato davanti ai tifosi della Fiorentina e certamente non intende contraddirlo. Farebbe anche bene, perché insomma la Fiorentina dell'anno scorso, ecco, i tifosi Viola non la vogliono proprio più vedere, perché no, gli ultimi due mesi sono stati veramente devastanti. Dopo i 7 gol rifilati da Roma è successo l'impossibile, ha chiuso proprio completamente tutto. Dopo i 7 gol alla Roma è proprio finita la Fiorentina, non è riuscita più a fare nulla, ho capito, ma rischiava pure la Serie B l'anno scorso, ragazzi. Ho capito, cioè, Francesco, però hanno pure mandato via l'allenatore. Cioè, hanno costretto l'allenatore ad andare via. Hanno fatto le dichiarazioni dove dicevano che era poco professionale. Quindi lui doveva andare via e da lì la Fiorentina si è sconquassata. Montella non è che poteva fare chissà che cosa. No, è pur vero che adesso Montella ha altri anni di contratto, dovrà in qualche modo tentare di riportarla su, perché poi alla fine, se andiamo a vedere, qualche individualità la Fiorentina ce l'ha. Cioè, l'anno scorso è stato forse più un problema di testa, di gruppo, piuttosto che tecnico, perché ripeto, Ivari, Chiesa, Simeone. Però sono andati anche alcuni giocatori, Veretout alla Roma, Muriel è andato all'Atalanta, non è mai stato della Fiorentina. Pezzella potrebbe andare via, è andato via la Font, però è stato ripreso Drongoski, quindi vediamo. Io sono molto curioso quest'anno di capire soprattutto che squadra metteranno a disposizione di Montella, quanti soldi investirà Commisso. Il problema è vedere se poi Montella, pure lo stesso Montella, no Xavier, ti faccio questa domanda, cioè Montella pure deve far rivedere qualcosa, perché lui aveva fatto deve rilanciarsi dopo, non è solo l'ultima parte con la Fiorentina, è pure il Milan, è pure la Sampdoria, è l'ultima Fiorentina. Cioè Montella ha vissuto una parabola ascendente per un paio d'anni e poi però è sceso clamorosamente. Cioè io ricordo quel Roma-Fiorentina che fecero vedere anche a Coverciano, dove la Fiorentina perse ma giocarono un calcio molto divertente, più che bello, divertente, perché 4 gol da una parte, 2 dall'altra, movimenti eccetera. Però poi da lì Montella ha avuto un'inspiegabile frenata nella sua carriera da allenatore. Ma io penso che tutto dipenderà dall'organico finale che la Fiorentina avrà a disposizione il 24-25 agosto, quando scatterà il nuovo campionato. È evidente che ci sono state delle partenze che peraltro erano inevitabili, Veretout voleva andare via, poi era conteso da Milan e Roma, alla fine ha scelto i giallorossi. La Fon ha vissuto un finale di campionato alquanto negativo, ma è tornato Dragoschi, che è una certezza, anche stato, perché è stato protagonista di una splendida stagione tra i pali dell'Empoli, nonostante lo sfortunato epilogo per la squadra toscana. Quindi bisogna vedere adesso che intenzioni ha la società, che dopo avere chiarito ancora una volta la sua posizione su Chiesa, adesso però deve rafforzare la squadra. Questo è fuori discussione.